volevo dare la parola al ministro Granara per leggere il messaggio del ministro Bonino. Grazie signor sindaco, signori ambasciatori, architetto Capasso, signore e signori, ho l'onore e il piacere di trasmettere il messaggio della signora ministra Emma Bonino per il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso. L'inaugurazione del Museo Mediterraneo dell'Arte, della Musica e delle Tradizioni costituisce un evento prestigioso e simbolico, dando vita a una realtà espositiva permanente e a un luogo di incontro interculturale tra i popoli del Mediterraneo e delle regioni vicine. Ho apprezzato vivamente il contributo assicurato al progetto dalla Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo e dalle altre reti nazionali nell'ambito della Fondazione Anna Lindh, che vi hanno aderito insieme a donatori privati italiani e stranieri. Nel rammaricarmi per la circostanza che concomitanti impegni istituzionali mi abbiano impedito di intervenire personalmente, sottolineo che la Farnesina considera questa giornata come la prima tappa di una serie di manifestazioni che avranno il loro apice sempre a Napoli con le celebrazioni del decennale della Fondazione Anna Lindh nel prossimo mese di ottobre. Questi eventi saranno idealmente e concettualmente collegati al semestre della Presidenza italiana dell'Unione Europea. Voglio quindi rinnovare i partecipanti all'incontro odierno e a tutti quanti lo hanno reso possibile, in primo luogo la Fondazione Mediterraneo, i più vivi rallegramenti per il corale meritorio impegno a favore del dialogo euro-mediterraneo. Con i miei più cordiali saluti, Emma Bonino. Grazie. Grazie al ministro Granara che sta dedicando con passione il suo ruolo di coordinatore delle politiche euro-mediterranee proprio al dialogo euro-mediterraneo con al centro Napoli in occasione del semestre di presidenza europea.